Io sono Paolo De Simone, rappresento la pizzeria Da Zero che è qui a Padova Catania. Volevamo un po' parlarvi del nostro progetto e delle farine che utilizziamo, degli elementi semplici che compongono la nostra pizza. Siamo qui proprio per farvi vedere che da elementi così semplici e naturali si può tirare fuori un prodotto genuino, veramente a chilometro zero, senza alterazioni chimiche, senza chilometri, senza niente, con semplicità. Partiamo dal grano che noi facciamo piantare nel comune di Valle della Lucania, dall'azienda agricola Nobelis, nella località Prevedelugo e dintorni, perché rispettiamo anche il cambio dei terreni, quindi ogni anno può variare il terreno e quindi la località, ma rimane sempre il comune di Vallo o al massimo Cerasa. Dal grano noi otteniamo una farina che può essere integrale oppure di tipo 1. La differenza sta soltanto nel grado di macinazione. Nell'integrale abbiamo tutto il chicco completo, quindi non scartiamo niente, dal chicco troviamo direttamente la farina integrale. Il passaggio successivo sarebbe quello di eliminare la crusca, che è la parte legnosa, e otteniamo una farina di tipo 1, che è questa, dove rimane dentro tutti i nutrienti, ad eccezione della crusca, che è la parte più legnosa, e la parte più legnosa del chicco e solitamente viene utilizzata per il mangime animale. Da questa farina noi aggiungiamo semplicemente acqua, sale e del lievito. Grossa idratazione, cioè molta quantità di acqua all'interno della farina, poca quantità di lievito, che sia o lievito di birra o lievito madre. La differenza è poca tra un lievito di birra e un lievito madre. Sul lievito di birra, anche esso un lievito naturale, possiamo chiamarlo anche lievito naturale, abbiamo dei lieviti più selezionati, dei saccharomiceti si dice, solo quel ceppo di lievito, che sono facilmente controllabili, quindi anche a casa riusciamo facilmente a controllare. Mentre nel lievito madre abbiamo più tipi di batteri, di lieviti che si propongono e allora possiamo avere maggiore fragranza, maggiori profumi. Ma la differenza è solo in questo, non perché sia più dannoso o meno dannoso. La differenza sta soltanto nei profumi, negli aromi e nella conservabilità del prodotto. Con il lievito madre si allunga molto la vita del prodotto. Chiaramente nell'utilizzo del lievito madre anche qui è un chilometro zero, perché il lievito madre viene prodotto da una fermentazione spontanea di acqua e farina. Potrebbe essere aiutato soltanto da uno starter che sarebbe il miele oppure una macerazione di frutta secca. Comunque la semplicità degli ingredienti era quello che volevo farvi osservare. Dal grano tiriamo fuori la farina, aggiungiamo acqua, un po' di sale e lievito, facciamo lievitare almeno 24 ore, esce fuori questo, un panetto per la nostra pizza. Come vedete, molto morbido, il che significa che ha molte ore di lievitazione e molta idratazione. L'idratazione sarebbe la quantità di acqua che c'è all'interno di un chilo di farina. Delle ricette basi propongono 1 chilo di farina, mezzo litro d'acqua. Noi invece diciamo utilizziamo più acqua e quindi da 1 chilo di farina aggiungiamo 750, anche 800 ml di acqua. Più si è bravi nella manipolazione, più si può spingere sull'idratazione. Il risultato è che esce fuori un prodotto fragrante, più digeribile e molto più leggero. Cerco di portare l'olio a temperatura. Quando lievito dicono da queste parti?
Allora, se parliamo di lievito di birra, parliamo di 1 grammo a chilo di farina. Se parliamo di lievito madre, invece la quantità dovrebbe stare intorno ai 100 grammi, 100-150 grammi al chilo di farina. Chiaramente è tutto proporzionato a temperature esterne, temperatura dell'acqua e condizioni climatiche. Non esiste proprio una ricetta fissa, si impasta a seconda della giornata. A seconda della giornata, bisogna essere un po' meteorologici. Però quello che io consiglio sempre a tutti è di utilizzare pochissimo lievito, soprattutto quello di birra, perché ha una spinta maggiore, e di programmare molto gli impasti. Cioè, io non decido alle 4 del pomeriggio di fare la pizza alle 8 di sera, ma io avrò deciso almeno un giorno prima di fare la pizza il giorno dopo, minimo. Se voglio essere ancora più estremista, decido 48 ore prima di fare una pizza dopo 2 giorni. Lì cambia sempre la gestione della temperatura, perché tra 24 e 48 ore cambia molto la gestione della temperatura. Non posso immaginare di tenere un impasto 48 ore a 25 gradi, ma posso tenerlo a 48 ore a 15-16 gradi. Allora sì. Semplicemente stendiamo. Come vedete, quando l'impasto è molto idratato e lievitato, si stende da solo. Non c'è bisogno di mattarello, di niente. C'è un po' d'acqua nella padella. L'acqua bolle, l'olio no. Ecco, come diceva il signor Osvaldo, che l'olio... è stato bravissimo. Mentre l'olio di semi si riscalda già a 100 gradi, l'olio extravergine ha bisogno di temperature un po' più alte. Però il suo punto di fumo è più alto e quindi ci dà maggiori garanzie. Ci proviamo. Non siamo ancora a temperatura, facciamo restare. Dopo la frittura andiamo a condire con altrettanti ingredienti naturali. Il pomodoro, prodotto della dieta mediterranea sempre, utilizzato in tutte le nostre case. Semplice pomodoro cotto, passato, sale, olio extravergine, un po' di basilico e dopo andremo a condire le nostre pizze. Elemento della nostra tradizione è il cacio e ricotta cilentano, formaggio di capra fatto a cacio e ricotta, stagionato e grattugiato sulle pizze fritte. Abbiamo così prodotto un elemento a chilometro zero per i nostri figli e per i nostri malati.
Allora, questa qui che abbiamo oggi è 140 grammi, 130-140 grammi. Mediamente di una pizza napoletana, una pizza tonda è 250-260 grammi. Chiaramente possiamo scegliere il formato che desideriamo. Solitamente gira 330-140 grammi. Le calorie, allora, non abbiamo grosse calorie, a parte quelle apportate dai carboidrati. Non guardate la frittura, perché resta poco, ma considerate un elemento ricco di carboidrati. Andiamo sempre in base al peso, no? A lì è lì la potenza massima della frittura, cioè la legna è padella di ferro, esatto. Non c'è espressione migliore per fare una frittura, una buona frittura: olio extravergine, fuoco a legna, padella di ferro e poi una buona manualità, chiaro. Dice, comincia a prendere, facciamo riscaldare un po' la piastra. Se avevamo un bel cioccolato di olivo sarebbe stato tutto diverso. Era la dimostrazione. La perdiamo, sì, perdiamo un po' di calore. È proprio la piastra che non dà niente. E magari migliora un po', perché si ne ha già parlato. Ecco il cacio-ricotta, quindi il prodotto dal latte di capra cilentano e stagionato, semplice. Questa è la nostra pizza fritta. Non c'è bisogno, grazie.